regionale, oppure altrimenti significa che questo è l'unico modo. E purtroppo è evidente che c'è un disagio per la popolazione, non lo si può negare, ma è responsabilità politica di chi non ha voluto risolvere il problema quando era il momento di farlo. Quindi tra poco si è fatto di un possibile utilizzo dello STIR solo per un trattamento temporaneo o anche in via definitiva più a lungo termine? Allora, chiaramente questo, come tutte le situazioni, deve essere trattato a livello tecnico. I tecnici giustamente oggi ci spiegano che questo impianto non può trattare di per sé l'umido, lo fa in maniera emergenziale, quindi si può mettere a disposizione per trattarlo in maniera emergenziale, ma l'emergenza da dove arriva? Dalla carenza dell'impianto di trattamento vero e proprio, quindi un impianto che fa un compostaggio. E io dico, per quale motivo non investire in questo senso? Cosa significa banalmente? Posti di lavoro? Nuova materia prima che si può addirittura vendere? Per quale motivo non possiamo farlo? Questa è la domanda che mi faccio.